io sono stato invitato in questa due giorni calabrese, mi fa molto piacere, lo dico senza retorica, essere qui. L'ho detto ieri a Vibo, è anche un modo per riparare un torto, nel senso che questi mesi, nelle tante tappe che ho fatto in giro per l'Italia, non avevo ancora toccato la Calabria, terra meravigliosa che conosco per esserci stato da libero cittadino. Con queste parole il capogruppo alla Camera del Movimento Democratico e Progressista Francesco Laforgia apre il suo intervento a Catanzaro, seconda tappa della sua visita in Calabria dopo l'iniziativa di Vibo Valenzi. Un percorso, quello di Articolo 1, che si sta concentrando sui temi del lavoro, dell'equità sociale, del sostegno ai ceti medi e ai nuovi poveri, riservando attenzione ad una realtà, la Calabria, che lo stesso Laforgia definisce fragile. Intanto non ci può essere una forza della sinistra di governo di questo paese senza che ci sia un investimento molto forte nelle aree innanzitutto più fragili del paese, e sicuramente la Calabria, che è una terra meravigliosa, ha bisogno di un riscatto. Commentando poi il viaggio in treno dell'ex premier Renzi, Laforgia parla del racconto di un'Italia che non c'è, in cui aumentano le diseguaglianze tra nord e sud. Noi vogliamo fare un racconto diverso del paese, questo è un paese dalle tante eccellenze, un paese che ha un'enorme questione sociale ancora da risolvere. Credo che per risolverla ci voglia una sinistra seria che oggi non c'è ancora. Da Catanzaro per la CNews 24.